Ciao a tutti e ben ritrovati su Battlefield 1, una serie della media durata che però finirà molto presto, perché ho voglia di giocarci, punto e basta, quindi mi sa che finirà molto presto, ma ci saranno molti episodi, quindi prendetevi calma e guardateli tutti piano piano, non buttatevi come su un buffet a basso prezzo. Se non sbaglio dovremmo fare Amici nelle alte sfere, comunque gli altri episodi sono stati piuttosto, come dire, rushati. So che sono stati poco organizzati, ma perché proprio io pensavo che, vedete che qua ce ne sono quattro, pensavo facesse una e stop, due e stop, no, invece faceva tutta una tirata, quindi io ho fatto un casino e ne ero male organizzato, ma ora sono molto meglio organizzato. Comunque cominciamo Amici in altre sfere, che credo che faremo, guideremo gli aerei, che io aiuto. Prima di arrivare in Europa non avevo mai visto un aereo. Volavano alti, seguendosi come stormi di uccelli danzanti. I piloti erano circondati da un'aura romantica, quasi fossero dei nuovi cavalieri del cielo. In realtà molti di quegli uomini coraggiosi, o forse folli, sarebbero precipitati a terra nelle maglie fumanti dei loro velivoli distrutti. Poesia. Comunque, ecco qui, volo di prova, esegui una prova di volo del nuovo caccia Bristol F2A. O magari F2A, non lo so, non lo so, non so pronunciare nessuna delle lingue che conosco. Vediamo un po'. Ah, come si pronuncia? Francia, punto. Gli alleati stanno prendendo la guerra dei cieli, bene, le forze aeree tedesche dominano il fronte occidentale. Grazie delle aeree tecnologiche. Non ce la faccio, leggete voi. Va bene, ok. Molti piloti di rimpiazzo hanno meno di 10 ore di esperienza di volo. L'aspettativa di vita media di un pilota degli RFC è pari a 17 giorni. Nei cieli della Francia, devastata dalla guerra, volano nuovi modelli di aerei. Ogni innovazione è un rischio, alcuni sono efficaci, altri no. Come per tutti. Gli aviatori rischiano la vita con tecnologie dubbie. Sopravvivono solo quelli che sanno adattarsi o quelli che hanno molta fortuna. Cioè quasi tutti. Ah, dunque, in sintesi, i tedeschi stanno facendo il culo a tutti. E con gli aerei. E tutti puntualmente la prendono lì. Allora, probabilmente sì, saremo un pilota novellino che dovrà cominciare a imparare un aereo senza farsi buttare giù al primo volo. Ok. Io Interessante. non ho più niente da puntare. Eh? Vedi, idiota? Ah, qua stanno. Cos'è, briscola? Ah. Divertente. Dai, no, sì, quasi, cos'è, briscola? Oh, al diavolo, perché no? Tanto oramai ti ho in pugno. Ah, certamente. Ma sei Allora un. che fai? Non. Ah, è poker, è poker. È la Madò, 4 Esci di assi. quella bocca, Blackburn. Non doveva Blackburn? andare così. No, niente, scusa, no, Non mi sei sono bravo con perso. l'aereo, me lo prendo lo Stavo stesso. pensando a Black, è uno che conosco Che che. diavolo! Niente. Hai perso, ti ho battuto! Ma Vedi, il che. fatto è che Rackham, Che sì, è un trollata! aereo meraviglioso e tu sei uno stronzo. Beh, in Ti ho battuto effetti. regolarmente, maledizione! Non ti avvicinare al mio aereo, Ah, lì credimi! abbiamo Sei l'aereo, ok. bastardo! Non puoi farmi questo, io ti ho battuto! E questa si Ti ho chiama battuto! competizione stronza. Chiamo Clyde Blackburn. Gioco d'azzardo e sono un pilota. Sono Ah. George Rackham! Cazzo, sono George Rackham! Ascoltami! E chi sei, Non scusa? lasciare il mio aereo, bastardo! Non può provato che. Se Ok, chiudo chiedessi qual è dentro, il mio maggior ciao, via. difetto, beh, non sono molto onesto. Fin qua l'avevamo capito, Amici in altre sfere. Ossia, bombarderemo dall'alto tutti Benvenuto quelli a che bordo! capitano a tiro, Io inclusi gli sono Wilson, alleati. comunque, tu sei George Rackham? Se Certo, sono sì. Rackham, sono il pilota! Sì. Non guardare i documenti, dicono tutt'altro. E mo' col cazzo va. Portiamo su questo gioiello! L'ha guardata con uno Tu sguardo sei tipo, George ma che è Rackham? sta Il roba, capocomando oh? conte di Windsor? Esatto! Sì. Io Onorato di conoscerti! ho paura che ci scanteremo. Ma una paura costante. Bristol manteneva tutte le sue aspettative. Pilotarlo era una gioia. Era una bella Ah, giornata di però che sole. grafica dello Tutto schifo, sarebbe stato Nel perfetto senso se fossi buono. stato da solo. Guarda che roba. Ci mi sembra di starci lì veramente. Lì Ora basta dietro! con gli elogi. Splendida giornata per un picnic, eh? Bene, vedi Sì. quell'aereo davanti a te? Lo devi raggiungere! Ok, lo Sì, devo sì! raggiungere. Senti, Va conosco bene. questo posticino francese.
Dobbiamo trovarci un paio di ragazze. Ragazze? Ma cosa stai blaterando? Questo è un volo di prova. Devi seguire la rotta dell'aereo. Questo è un volo. Ma che cazzo dici? Questo è un volo di prova. Ah, ok. Tentavo di corromperti. Va bene. Vabbè, fin qua ci siamo. Devo solamente usare la levetta. Basta così. Wow. Ah, devo seguire. Oh mio Dio, oddio. E schiantiamo. Io ho paura che restando in. Spero non in senso letterale, sennò veramente ci scantiamo qua. Segui l'aereo alleato. Che sto facendo io? Dai, segui l'aereo alleato. Sto qua vuole farmi schiantare. No, ho sbagliato. Vabbè. E come, scusa? L contro. Ah, si può. Ma andando avanti posso andare più veloce. No, la levetta sinistra. La levetta sinistra vado più veloce. Non lo sapevo. Dai, sto arrivando. Yeah. E aspetta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho. Nel senso. No, ce l'ho fatta, ok. Si arrangio. Ah, non hai mai guidato. Ops. Ma scusa, ma andando in picchiata così non si va. O forse. Non lo so. Segui l'aereo alleato, ho capito che segui l'aereo alleato. E adesso sì che si va in. Oh mio Dio. Che è successo? Non lo so. Dai, girati. Dov'è? 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 Giù. Sì, lo sto perdendo, lo sto perdendo. Come tutti gli altri aerei. Lo sto perdendo. La velocità, puoi compiere virate più strette. Tipo questa. Dov'è? Oddio, quanto è in fondo. Pensavo. Vabbè, sarà sopra di me. No, che è sotto di me. E ho paura. No. Meglio. Riduci le monete, infatti. Qua avevo paura che ci schiantavamo. Eccolo lì l'aereo alleato. Andiamo. Sempre sperare. Raddrizziamoci, Un secondo. Benissimo. E anche questo lato della montagna l'abbiamo schivato. E non lasciarlo scappare, ma non schiantarti nemmeno. E chi lo perde? L'ho perso un secondo fa. Bene così. Eccolo che vuol farlo. Apri la manetta, che sto facendo? Allora, se i combattimenti sono così, io so già che avrò. No, sicuramente no, non sono tanto difficili. Basta che squari. Non ha il mitra sterma qua, vero? Esattamente, soprattutto perché siamo sul fianco di una montagna e quindi distrarsi è l'ultima roba che vorrei fare. Ok, devo ricordarmi che devo rallentare per le virate più strette. Dove è andato? No, ok, via. Sto qua vuole farlo veramente lo stronzo, Non ho molta dimestichezza con le aerei, ma probabilmente imparerò durante l'episodio. Probabilmente. E fermati un attimo. Abbi un po' di pietà per un principiante. Oh. E già una virata stretta l'ho fatta. Imparando almeno quel che mi hanno spiegato. E dai. Fatto? Fattissimo. In tutti i sensi. Lascia stare il manuale e rilassati un po'. Appunto. Lascialo perdere. Vediamo i palloni bersaglio. Proviamo le armi. Vado. Dove? Vado. Ma scusa, ma dove? Ah, ok. Vabbè, basta sparare. Ah, lo zoom. Un po' più su. Un po' più sotto. E apri il fuoco. Fatto. Manca l'ultimo? Nope. C'è qualcosa che. Wow. Questo era beh. Nope. Allora, abbiamo rischiato non so quante volte. Sì, che li vedo. Prova a colpire. Dove sono? Così ti allenerai a centrare bersagli terrestri. Nope. Abbiamo anche i razzi. E io che andavo avanti nel multiplayer come un barbone. Solo con il mitragliatore. Che barbone. Dove sono? Aspetta che vado un attimo un po' più. Eccolo lì. E uno. E mancato. Yeah. Ok, è andato. Virata strettissima. Aspetta che mi sistemo un attimino che
Sinceramente non sto capendo nulla. Sono già passati 10 minuti, cavolo. Wow. Un attimo. Pensavo... E come hai fatto a mancarlo? Sul serio? No, 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 è vero, si ricarica questo qua. Non è che c'è il tizio, c'è un tizio già pronto che ti butta i missili ogni volta che... Un secondo, allora, ora mi allontano un attimo, virata strettissima. E ora giù con le coi missili, eh. E anche perché ne ho buttati 4 in un colpo. Ecco perché. Sì. Ops. Ah. È giusto il tempo di sistemare i trucchi e parlerò francese. Ah, certo. Ah, certo. Sistemare. Ah, ok, ma noi siamo crocchi. Oh, cazzo. Intendevo il contrario. Oh, Gesù Cristo. Tedeschi, cosa facciamo? Quello che abbiamo fatto fino adesso. Appunto. Li abbattiamo. E cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto questo giro di prova? Come stage o basta? Come stage? Aspetta. Quello è alleato. Testa di... Ciao. E io pensavo, ci vorrà mezz'ora per abbattene uno. No. Fermo lì. Quello è in fiamme e quello è a fuoco. No, guarda, non lo sapevo. In guerra non si rischia la pelle, è solo per gioco. O almeno in battle. Ah, sti stronzi qua ti vanno alle spalle. Dopo, tac. Questo è in fiamme, ma una roba. È un barbecue. Dov'è il... Mi sa che... No, eccolo lì, eccolo lì. Non venirmi addosso. Sto qua. Sto qua, chi l'ha? Ah. No, ci è venuto addosso. Punto e basta. Almeno le riparazioni sono più veloci dei maledetti carri armati. Questo è poco ma sicuro. Se avete visto lo scorso episodio, ci mi ha messo più tempo a riparare che a giocare. Sì, non chiamarli, che già una piccola difficoltà l'ho avuta. Forse. Chi è stato? Ops. Va bene, va bene. Ci stavo già pensando prima che me lo chiedessi. 70... Ah, 25 alla botta. Wow. Sì, ovvio che un aereo non è resistente come un carro armato, ma... Io no. Dove sono? Dall'altra parte. Distruggi tutti i caccia nemici. Questo è andato. Peccato. Identifichino, precipitiamo noi. E anche quello è andato. Stiamo prendendo una leggera dimestichezza, eh. Ops. Un crocchio in coda. L'avevo capito che ce l'abbiamo in coda. Ma oh, miro la coda e su. Ok, sto visuale posteriore. Com'è? Figa. E vai giù anche te, rendimi il lavoro più facile. È andato giù. Nope. Giusto per le virate strette devo andare dentro. Siamo tutti qua attaccati, dobbiamo allontanarsi. Qualcuno deve allontanarsi. Chi si allontana per primo? Nessuno alza la mano. Ma dove sono almeno? Sotto o sopra? Lo so che... Lo so, chi sta volando in linea retta, scusa? Aspetta che mi allontano un attimino. Faccio qualche giro così. Oh, ci siamo allontanati. Ora... Virata. Eccoli lì che ci aspettavano. Eccolo. Uno. E due. Ma che... Quello lì... Aveva una brutta intenzione. Eccolo. Esatto. Ora invece dobbiamo riparare il veicolo. Che siamo... Se non andiamo a fuoco è già un record. Piano. Fermo lì trucchetto. I trucchetti sono usati. Eccolo là. E ce n'è un altro. Va bene. A fare in... E noi lo seguiamo. Ah, dobbiamo seguirlo. Andiamo a prenderlo. Ora però devo addirittura calcolare. Ed ecco qui, la prima sottomissione
È finita, siamo riusciti ad abbattere i nostri primi aerei crocchi e spero che ne abbatteremo altre mille e mille migliaia nelle prossime missioni. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire le prossime missioni. Ciao a tutti!